con Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, Italia Viva, partendo anzi prima dal merito e poi dalla questione più politica. Ministra, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei se l'aspettava queste diciamo telefonate e sa che l'opinione pubblica italiana è molto restia. Sì, guardi, io capisco che tra le persone c'è molta anche diffidenza, perché per mesi, per anni si è alimentata l'idea che i diversi sono i nostri nemici, che gli immigrati vengono qui a toglierci qualcosa. E questa situazione e anche questa emergenza sanitaria ci hanno spiattellato davanti una realtà della quale bisogna prendere atto. Gli immigrati sono fondamentali per portare avanti alcune attività nel nostro paese, e non parlo solo di agricoltura, dove noi stiamo rischiando di avere uno sperpero, uno spreco nelle campagne, di prodotti che rischiano di non essere raccolti, ma parlo anche delle famiglie. Riflettiamo su quante badanti, quante colf assistono i nostri affetti, le persone anziane e che non hanno un permesso di soggiorno. Ministra, ci spiega però come chi riguarderebbe e come sarebbe la regolarizzazione? Immagino che ovviamente non ci sia ancora un testo scritto, ma insomma ci dia qualche elemento pratico. Guardi, per il lavoro che ho fatto con la ministra Lamorgese, che ringrazio per la competenza e anche per la sensibilità con la quale approccia con me questa questione, noi puntiamo a dare la possibilità di un permesso di soggiorno temporaneo alle persone, alle aziende che vogliono regolarizzare, così come alle famiglie che hanno una badante in nero o alle aziende che hanno un lavoratore in nero che non l'hanno potuto regolarizzare, non perché volevano sfruttare, semplicemente perché queste persone non hanno il permesso di soggiorno per poter... Quindi temporaneo, quanto durerebbe, ministra? Un permesso di 6 mesi, rinnovabile altri 6 mesi se le persone dimostrano di avere un contratto e di poter e di lavorare, di accettare il lavoro. Perché vede, questo è importante, in un paese dove sta prendendo piede l'idea della decrescita felice, che anche con un debito sproporzionato si danno sussidi senza vincolarli ad un'attività lavorativa, noi a queste persone diciamo il permesso di soggiorno può essere rinnovato se accetti il lavoro, se vai a fare quello che è utile per te e per questo paese. Quante persone riguarderebbe? Ci sarebbero entrate per lo Stato? C'è un contributo sicuramente che bisogna prevedere, io credo che non bisogna esagerare, perché queste sono persone che in gran parte sono state sfruttate. Se io vedo, è cosa che ho consigliato di valutare alla ministra del lavoro, perché se vedo le indagini che sono state fatte dai carabinieri, dalle forze dell'ordine, dagli ispettorati del lavoro, queste sono persone che sono state trovate a lavorare magari nei campi per 3 euro l'ora, facendo una concorrenza sleale alle tante altre imprese che rispettano le regole, e sono stati trovati strumentalizzati, utilizzati. Sì, ma 600.000 è un numero corretto, ministra? Ma questo, diciamo, io non sono in grado di dirlo, come non è in grado di dirlo nessuno. Le persone che hanno la possibilità di avere un contratto, o quelle che dichiareranno di essere disponibili ad avere un contratto di lavoro, ad essere iscritti nelle liste ed essere avviati. Lavoratori stagionali nei campi e badanti e altre categorie? Intanto partiamo dai lavoratori nei campi, perché tra qualche settimana qualcuno si assumerà la responsabilità, se non ha il coraggio di avviare la regolarizzazione, si assumerà la responsabilità di far marcire i prodotti nei campi. E badanti. E le badanti, perché nelle famiglie forse questa vicenda sanitaria ci ha messo nella condizione di capire quanto è importante. Sì, no, questo punto è molto chiaro. Ministra, perché la Lamorgese dice riguarda anche gli italiani? Messa così mi sembra riguardi solo gli stranieri. Perché il lavoro che noi facciamo è quello per garantire legalità, e questo compete anche allo Stato, compete ai ministeri, compete a me, per cercare di avere manodopera sufficiente a non far marcire i prodotti, ma compete al Ministero del Lavoro, all'ANPAL, all'Ispettorato del Lavoro garantire
il rispetto delle regole, perché non garantire questo significa far sfruttare i lavoratori. Sì, no, a questo punto è chiaro. Ministra, dicevo, questo è il merito della questione. E la invece l'aspetto politico. Ieri in Consiglio dei Ministri ci sono stati, mi pare, delle frenate. Un pezzo del Movimento 5 Stelle è contrarissimo alla regolarizzazione. Italia Viva è disposta a far cadere il governo se non passa questo provvedimento? Guardi, io in questo, intanto ieri non c'è stato il Consiglio dei Ministri. È un lavoro che abbiamo fatto, sì, con... Sì. I ministri, il ministro dell'interno, il ministro del lavoro e il ministro del sud e il mio ministero. Abbiamo fatto questo lavoro, io le dico quello che attiene a me, per me questa non è una battaglia strumentale, queste persone non votano, in questo paese, anche in questa fase di crisi, tanti guardano al consenso, a fare misure per dire alle persone vi ho dato, mi votate. Noi stiamo facendo una battaglia per quelli che non voteranno. Se non passa, almeno che fa non lei? Voteranno che, nei prossimi che anni. Che fa lei, ministro, se non passa? Se non passa. Per quanto mi riguarda, mi pone di fronte a una riflessione attentissima. Per me è motivo anche di permanenza nel governo, perché io non sono qui per fare tappezzeria. Ci sono delle questioni che non si è voluto affrontare, che si è affrontato in modo sbagliato perché si è detto li rimandiamo tutti indietro, siamo in una fase in cui queste persone stanno in Italia e non possono andare da nessuna parte. La ministra Bellanova, diciamo... sanitario, c'è un problema sanitario oltre che di lavoro. Queste persone stanno nei ghetti. Noi abbiamo chiuso 60 milioni di cittadini a casa e queste persone sono state nei ghetti senza avere alcuna profilassi. No, ministra, lei è stata molto chiara. Ce ne facciamo carico? La mia permanenza nel governo dipende anche da questo. Per gli altri il problema è solo distribuire finanziamenti senza pensare al futuro di questo paese e alla garanzia, alla sicurezza dei cittadini di questo paese, allora io credo che a quel punto sarei assolutamente